Vi racconto un attimo come mi è arrivato questo lavoro. Perché questo mi è arrivato come un regalo, una notte, da una persona che ha lasciato il corpo, che aveva lasciato il corpo all'epoca veramente da un anno forse, forse meno. E una notte l'ho vista e mi ha raccontato questo lavoro. E io stavo proprio in quei giorni facendo la scuola con voi e quindi decisi di provarlo questo lavoro. Era un po' rudimentale, poi lo ha raffinato, però sostanzialmente è quello. Lì per lì mi sembrò una cosa enorme, mi spaventò come può funzionare, però appunto forse proprio perché la mattina dopo potevi provarlo. Questo mi ha incoraggiato, mi ha dato fiducia sia nel lavoro sia in quello che sento, in quello che vivo nel mio mondo interiore. E questo è un lavoro tutto orientato al mondo interiore. Come possiamo noi fidarci e come possiamo credere a quello che ci appare dentro? Allora, questo lavoro va a dare un'occhiata, uno squarcio in una dimensione di coscienza che non ci è abituale. Cioè noi andiamo a comunicare con un livello di esistenza che ci appartiene per forza, di cui quando siamo incarnati in un corpo fisico non abbiamo coscienza, non abbiamo ricordo. Ma questo livello, diciamo, spirituale o animico, ci appartiene di diritto a tutti, a chi crede, a chi non crede, a chi fa una vita completamente immerso nella materia e nel lavoro e non ne vuole sapere di altro, e a chi invece vive un'esperienza di ricerca spirituale. Ma è uguale, questo livello ce l'abbiamo tutti, come tutti abbiamo le orecchie, il naso e i piedi, tutti abbiamo questo livello dentro. E perché? Perché indagare? Perché andare a cercare? Perché sono convinta che l'essere umano cerca il senso, lo cerca da sempre il senso. Chi non lo cerca non è perché non ne ha bisogno, è perché non crede di poterlo trovare, è perché è molto deluso da chi gli ha detto o raccontato qualcosa, dalle religioni organizzate, dalla famiglia, dall'incoerenza della spiritualità collegata poi ai fatti e alla vita pratica. E dall'incapacità di credere a se stessi, al proprio sentito. E quindi c'è questa ricerca volta all'esterno, come se qualcuno ci dovesse illuminare rispetto a chi sono, dove vado, perché sono qui, cosa succede dopo la morte, esistevo prima di incarnarmi. Sono tutte domande a cui uno può anche non pensare, ma ce l'abbiamo dentro. E questo terrore della morte che è solitamente negato, perché le persone dicono no, io non ho paura della morte, non è vero, tutti abbiamo paura della morte, della nostra e di quella dei nostri cari. È il nulla, è la perdita, è il non sapere. Quindi questa domanda ce la facciamo tutti, bene o male. È che poi, non trovando risposta, non trovando una risposta soddisfacente, ci distraiamo facendo altro, salvo entrare in un tunnel di disperazione nel momento in cui perdiamo la persona che amiamo o abbiamo noi una diagnosi. Quindi, secondo me, questa possibilità di dare un'occhiata in altri livelli di coscienza è una porta che si apre. Per me è stato utile aprire questa porta e mantenerla aperta, perché mantenere questa porta aperta vuol dire vivere nella materia, godere della materia e quindi di tutto, delle relazioni, dell'abbondanza, di tutto, ma avere anche, io ve lo descrivo come lo sento, le spalle coperte, cioè io mi sento come se fossi sempre appoggiata a un amore grande che mi sostiene. Lo potete immaginare come un angelo, Dio, chiamatelo come vi pare, tanto è uguale, no? Io sento che c'ho dietro le spalle una creatura immensa che
che mi sostiene e che mi ama e che ogni tanto mi dà una pacchetta, dice, dov'hai? E mi indirizza. Poi a volte seguo l'indicazione, a volte la seguo dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni, oppure non la seguo. Però ogni volta che seguo l'indicazione, e questa è veramente la mia esperienza, ho ricevuto nella mia vita tanto bene. Per questo mi piace, amo condividere questa esperienza con quante più persone possibili. E so che è un po' strana, che fa un po' paura, e che dentro di noi nasce questa sensazione, ma mi posso fidare di questa esperienza? Ok. Allora provo a darvi un pezzettino di indicazione scientifica, perché noi, come ci piace, quando la scienza conferma qualcosa ci sentiamo, ah, allora è vero. E lo fa anche a me, perché anch'io continuo a cercare. Però, insomma, la scienza sta facendo tanto, ma è limitata dalla percezione dei sensi, no? Noi crediamo a quello che vediamo, a quello che tocchiamo. E le strumentazioni della scienza amplificano i sensi, no? Quindi immensi cannocchiali, immensa strumentazione, ma sono sempre i sensi, i 5 sensi. Mentre le grandi intuizioni e le grandi scoperte sono arrivate al di là dei 5 sensi. I momenti di silenzio, momenti di meditazione, di ritiro, il sogno, è in quei momenti lì che si apre la porta con la nostra parte divina. Io lo chiamo il sé superiore, il sé divino, chiamatelo come volete. Ed è in quei momenti lì che ci facciamo canale e qualcosa di impossibile per la mente razionale diventa chiaro, chiarissimo in un livello di coscienza che non sappiamo neanche di avere. Questa chiarezza magari poi la perdiamo dopo un giorno, dopo 2 giorni, ci distraiamo, la mettiamo in discussione e ci perdiamo un'opportunità infinita. Ok, quindi tornando a questo pezzettino di conferma scientifica, è stato fatto più volte, chi mi conosce lo sa perché ne ho parlato e ne parlo, e comunque trovate su tutto su internet, su YouTube, rispetto all'esperimento dell'entanglement. Entanglement significa che due particelle, elettroni, fotoni o qualunque tipo di particella che è stata unita per un certo periodo di tempo e viene separata ed è stato fatto e rifatto il laboratorio, no? Queste particelle sono state separate, sparate a distanze enormi. Ed è successo che la comunicazione fra queste particelle è continuata oltre la velocità della luce, perché istantaneamente, se veniva data una direzione di spin, cioè una rotazione a una particella, l'altra istantaneamente girava nel verso opposto. Questo significa che le particelle sono in entanglement, o in italiano correlate, correlate al di fuori dello spazio e del tempo. Che cosa significa questo per noi? Che quando un'unità si separa, rimane in contatto al di là dello spazio e del tempo. E qui ci siamo. Allora, mettiamo che ci sia un'unica coscienza, una grande coscienza, che io chiamo amore, campo di infinita saggezza, chiamatelo come volete, Dio, chiamatelo come volete, coscienza universale, la sorgente. Questo campo di coscienza era ed è un campo unico. Noi siamo particelle di questo campo di coscienza. Come una cellula del corpo è una cellula del corpo e ha tutte le informazioni dell'organismo cui appartiene, e questo la scienza lo ha confermato, ma forse la cellula non lo sa. Forse non sa di essere, se la stacchi e la metti in un vetrino, la cellula non sa di appartenere a un grande organismo, no? E non sa di avere le informazioni di tutto l'organismo. Come una goccia d'acqua ha le informazioni di tutto il mare, ma se prendi una goccia d'acqua, probabilmente la goccia si sente minuscola rispetto al mare. Ma
tutto quello che il mare sa o è, la goccia sa ed è. Ok? Allora, noi siamo particelle di questa coscienza che si sono dimenticate di essere correlate quantisticamente con questa coscienza. E quando cerchiamo la correlazione, perché la cerchiamo, perché ci appartiene, perché fa parte di noi, la cerchiamo con la testa. E quindi, siccome crediamo di essere stupidini, di non aver studiato abbastanza, di non essere abbastanza capaci, e c'è sicuramente il teologo, il filosofo, il ricercatore, lo scienziato, tutta gente più intelligente di noi, che non dico che non ci sia, per l'amor di Dio sì, ma non è con la testa che ci arriviamo. C'è un altro livello di noi, di tutti noi, che può comunicare in entanglement immediatamente con la coscienza divina. Ecco perché io non ho più alcun dubbio su quello che accade qua, sia in questo tipo di lavoro dove entreremo in contatto con la nostra anima prima del concepimento di questa vita, sia negli altri lavori che facciamo, dove entriamo nel campo, cioè scarichiamo informazioni di persone, vive o morte, cioè incarnate o non incarnate, presenti o passate, probabilmente anche future, anche se ancora non lo sappiamo fare, senza nessunissimo problema. Quindi, questo tipo di lavoro a me, mi ha aiutato nel senso che ogni tipo di riserva e di paura, quel poco che era rimasto, se n'è andato. Sento che siamo creature eterne, divine, che stiamo facendo un'esperienza circoscritta, che ci serve, che nessuno ci ha obbligato a fare questa esperienza, che la facciamo perché siamo dotati per farla e che comunque vada questa esperienza. Noi ci porteremo via una bella dose di saggezza e che questa esperienza è, io lo chiamo il campeggio, nel senso una piccola esperienza nel flusso infinito che noi siamo e quindi non ha neanche poi tutta questa importanza, no? Però può essere molto divertente, può essere molto piacevole, può essere molto stimolante. Vivere nella materia con la porta aperta in connessione con chi io sono sull'altra dimensione. E quindi io vi incoraggio durante queste giornate, sia oggi che domani, so che nasceranno le paure, ma sentirò bene, sentirò male, ma non sarà giusto. Vi incoraggio a fidarvi. Tutto quello che appare dentro di voi appare per un motivo, qualunque immagine sia, qualunque sensazione sia. Io vi guiderò, quindi non sarete soli, ci sarò sempre a stimolare le risposte che servono. A me basta solo che voi vi fidate della sensazione, della percezione, dell'immagine, del colore, di quello che è. Perché sicuramente questo è un tipo di lavoro dove facciamo canale, siamo il canale di qualcos'altro e il nostro lavoro non è a essere bravi, ma semplicemente a togliere gli ostacoli che ci impediscono di essere il canale. Tutto lì, noi non ci mettiamo niente di nostro. Ok, e adesso cominciamo.